Daniele, il canale non sta andando troppo bene. Lo so, il video su Avatar è stato un fiasco. È che dovremmo fare anche noi qualcosa di mainstream. Per esempio? Benvenuti a come griffare i server di Minecraft! Ma neanche per sogno, vieni, parliamo di video. No, cioè, i miei cubi! Odio il multiplayer! Iniziato come semplice startup, League of Legends è diventato una velocità. Si spacca a sì, però merda. Puoi collaborare, per favore? Sì, sì, ci sono, ci sono. Qualcuno ha parlato di League of Legends? Ancora tu? Ma non avevi cambiato la serratura? Vabbè, tanto ormai è qui. Iniziato come semplice startup e divenuto velocemente un fenomeno mondiale, League of Legends possiede, non me ne vogliono i detrattori, un carisma innegabile. Sebbene, come penso si sia capito, recentemente ho smesso di seguirlo, non posso negare che League of Legends sia un prodotto di ottima qualità, con una bellissima storia e dei campioni ben riusciti. Perché c'è anche una storia? Peccato per la community tossica. Possiamo non parlarne? L'ultima volta effettivamente non è andata molto bene, quindi no. Inizialmente la trama prevedeva che la Lega delle Leggende fosse nata per evitare la guerra tra le varie fazioni, che avrebbero invece mandato i loro campioni a combattere in un'arena quasi fosse un torneo. Tuttavia, la Riot ha deciso da tempo di separare quello che è il gioco e la storia. Quindi, pur mantenendo le interazioni tra campioni, che ci dicono molto sul loro passato, la League of Legends è stata di fatto eliminata totalmente dalla lore. La modalità di gioco principale è la landa degli evocatori, in cui troviamo tre corsie e due giungle separate da un fiume. Qua, due squadre da 5 giocatori avranno come obiettivo la distruzione della base avversaria. Ogni campione ovviamente avrà un suo ruolo e delle sue particolari abilità che lo porteranno alla vittoria grazie alla collaborazione con i propri compagni di squadra. Ma guarda sti figli di merda, sono un cazzo di piatto di pasta, fanculo! Vabbè, esistono anche altre modalità di gioco, ad esempio la Aram, in cui tutti i campioni giocheranno in un'unica corsia. La URF, in cui tutti i tempi di ricarica delle abilità saranno diminuiti e non si sprecherà mana. La Selva Demoniaca, in cui giocheremo 3 contro 3 invece che 5 contro 5. E la 1 per tutti, in cui ogni squadra potrà utilizzare un solo campione. Sono diventati inoltre un fenomeno di massa i tornei, nei quali squadre più o meno famose si contendono il titolo di campioni. Di conseguenza esistono anche delle classifiche, la più alta che è il grado Challenger e la più bassa che è il bronzo 5. Hai detto bronzo 5? Sì, bronzo 5. Bronzo 5? Sì, Dani, bronzo 5. Già, la bronzo 5, quella in cui sono bloccato da anni. Oh no, di nuovo. Ora mi levo qualche sassolino dalla scala. Daniele, dove stai andando? No. Fermo! Io mi sono rotto le palle, di voi negli auto, di voi trolloni che mi dite, sono bloccato in bronzo 5, ho detto che stanco per voi, Perché in ogni nostro video ci deve essere sempre qualcuno che si fa male? Bella domanda. Comunque, a me League of Legends piace, perché oltre ad avere un comparto di campioni vasto e ben elaborato, è veramente uno dei pochi giochi multiplayer in cui conta davvero la collaborazione, a discapito di altri in cui invece questa collaborazione è solo millantata. Tipo Overwatch per capirsi. Non vi siete disiscritti tutti, vero? A me invece piace non tanto per il gioco in sé, ma per il comparto artistico e tecnico che ha creato dei bellissimi character design, splash art, storie e per ultimo questo gioco da tavolo. Ma qualche parola sul Portale Universo? Giusto. Il Portale Universo è stato creato per mettere in ordine le storie dei personaggi e delle loro fazioni. È utilissimo per scoprire tutti quei dettagli del mondo di Runeterra ed è ricco di splash art e video. Ho visto troppe persone che giocano a League of Legends senza sapere nulla dei campioni e se ci pensate questo è privo di senso. Secondo me non avete più scuse, oppure per voi LOL è soltanto uno sfogo mentale o un modo per dimostrare qualcosa. Il mio suggerimento è quello di esplorare il Portale Universo e conoscere le storie dei vostri campioni preferiti. Questo, se ci pensate, potrà migliorare in qualche modo la community. Vero Francesco? Dai dai dai, reportalo, reportalo! Sì sì sì, dopo la deposta, sì sì! Oh, Pentakill! Oh.
Se il video vi è piaciuto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e se volete passate anche dalla pagina della Lega dei Recensori, dove, oltre ai nostri video, troverete video di tanti altri volenterosi ragazzi che come noi portano recensioni. Ora capite perché ho smesso di giocare. Praticamente questi tizi assumevano hashish, da cui il loro nome, e poi uccidevano in pubblico importanti personalità crociate oppure saracene. Dovrebbero farci una serie di giochi. Esiste?